Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario di lavoratori e lavoratrici e delle sigle sindacali. C'è molta preoccupazione sul futuro di un settore strategico come l'automotive. Noi chiediamo degli impegni chiari e concreti, li chiediamo al governo e li chiediamo alle aziende. Abbiamo visto e svolto un'audizione l'altro giorno con l'AD di Stellantis. Non siamo soddisfatti di quello che è uscito e anche di quello che non è uscito lì, ma è uscito solo pochi giorni dopo, quando hanno cominciato a parlare di licenziamenti. Allora serve garantire il futuro di questo settore, serve garantire la continuità occupazionale, serve riportare delle produzioni in Italia e ricominciare a investire in questo paese in ricerca e in sviluppo. Servono fondi concreti che possano accompagnare i lavoratori e le lavoratrici anche con formazione specifica per accompagnarli nei grandi cambiamenti che stanno ovviamente stravolgendo il settore. Noi ci siamo e ci saremo, abbiamo depositato una mozione unitaria con le altre opposizioni e insieme abbiamo chiesto che sia audito anche Elkan. L'azienda ha delle responsabilità storiche verso questo paese e deve fare la sua parte fino in fondo, ma abbiamo pure criticato i ritardi e le timidezze di questo governo, che deve fare molto di più. Ecco, quindi noi siamo qui per questo, per stare al fianco come al solito a lavoratrici e lavoratori e per garantire la manifattura e il futuro industriale di questo paese.